presiedere la celebrazione eucaristica è Monsignor Giancarlo Brigantini, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano. Da Piazza Nerzio Prisco lasciamo dunque la linea alla celebrazione. Torneremo dopo la messa con un altro momento molto importante di ricordo alla memoria dei caduti e una borsa di studio intitolata Vincenzo Tiberio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. La pace sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Grazie. Siate tutti benvenuti a questa celebrazione in piazza. Quest'anno la festa di Santa Cristina assume un carattere un po' particolare, speciale. Si raccomanda sempre di avere le dovute precauzioni, di portare le distanze come già siete disposti, perché vogliamo rispettare le norme che ci sono state date. Grazie Eccellenza per la vostra presenza e a tutti quanti voi che siete convenuti, celebranti, e a tutto il popolo di Dio. Quest'anno appunto la festa di Santa Cristina ha subito delle modifiche per i limiti imposti dalla pandemia che sta flagellando il mondo intero. Ci siamo concentrati quest'anno di più sull'aspetto liturgico e sacramentario, perciò questa celebrazione in piazza. Questa mattina in chiesa ci sono state diverse celebrazioni di sante messe
e tanti hanno ricevuto il sacramento del perdono. Questo è stato possibile per la presenza di numerosi sacerdoti della zona. Li ringraziamo e li ho già ringraziati. Ora questa celebrazione in piazza per dare la possibilità a tanti di partecipare. Siate appunto tutti benvenuti. In ogni paese la piazza è un luogo importante, esprime la possibilità di ritrovarsi e in questo periodo ne abbiamo tanto bisogno. Vi porto i saluti e gli auguri di Monsignor Gabriele Caccia, arcivescovo titolare di Sepino, attualmente osservatore permanente all'ONU a New York. E ringrazio voi, Eccellenza Padre Giancarlo, per la vostra presenza. Il Vescovo ci spezzerà il pane della parola e il pane dell'Eucaristia. Poi voglio informare che questa celebrazione è seguita anche da casa, su canali di Telemolise e sui social, anche dai nostri immigrati sparsi in Italia, in Europa e nel mondo. Salutiamo anche tutti quanti quelli che ci stanno seguendo da casa. Grazie. Grazie a te, Don Antonio, grazie a voi, grazie alle autorità, al coro sempre vivace e bello, grazie a voi nella piazza, certamente una modalità insolita e Don Antonio l'ha spiegato, ma non minore deve essere la gioia, pur nei limiti oggettivi. Impariamo a rendere sempre più densa la nostra fede, portata all'essenziale. Iniziamo con tanta fiducia e insieme con molta umiltà, chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio Unigenito, Cristo Gesù. Del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli benigno la nostra preghiera. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio.
Preghiamo. O Dio, tu allieti la Chiesa nel ricordo di Santa Cristina, Vergine e Martire, per la sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Cantico dei Cantici. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ripetiamo insieme. Canterò per sempre l'amore del Signore. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì a sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime metterà con giubilo. Canterò per sempre l'amore del Signore. Andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia! Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e lo compra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Carissimi, permettete un pensiero di grande delicatezza davanti a questo scenario veramente bello. Siamo sì costretti a tenere tante cose limitate, però l'immagine che io godo da qui, anche voi potete vedere, è straordinaria. Questa piazza è estremamente bella, forse raramente la possiamo godere, tanto è così intensamente vissuta, con i colori dei palazzi, il cielo, le nubi, questo vento che sussurra e insieme spinge, la tanta gente attenta, la regia impeccabile dei nostri sacerdoti, di Don Antonio, la bravura del canto, del coro, le opere dei nostri teleoperatori, tutto concorda in fondo a darci un'immagine inedita della festa. Questo mi sembra importante. Non viviamo oggi di dire ma sarebbe... Lo so, è stato chiaro Don Antonio all'inizio, la realtà è cambiata, speriamo solo per quest'anno, però dentro il cambiamento che ci impone l'esperienza di oggi si colgono nuovi valori, nuovi modi di vedere le cose, nuovi modi di comportarsi. In fondo il messaggio è questo, che ho lasciato anche in altri paesi, dove abbiamo celebrato in questi giorni a Riccia la Madonna del Carmelo, a Sant'Elia la festa di Sant'Elia, in altri luoghi. L'esterno è mortificato, ma cresce il cuore, cresce l'interno, non diminuisce la gioia. Ecco il messaggio, non diminuisce la gioia, perché la pandemia ci permette, costretti amaramente, però a vedere le cose da un punto di vista più ampio, più intimo, più profondo, più partecipato, più autentico in fondo. Più vero forse.
Chiaramente non si tratta di contrapporre le cose, ma di dire anche da questo scenario noi ricaviamo la bellezza di questo momento straordinario che mai avremmo pensato di poter vivere. Anche il suono delle vostre campane, e qui ci ricorda la festa del 9 di gennaio, la grande attenzione che questo paese ha per le sue campane, rende sempre più vivo e più vero questo momento. E questo è il primo pensiero che io vi lascio, attratto anch'io, come voi, stupiti da tanta realtà spirituale ed estetica bellissima. La seconda cosa che mi piace dirvi è la forza di questa ragazza, Cristina, che non si è tirata indietro. Non avete potuto celebrare quest'anno l'aspetto folcloristico, teatrale, potremmo dire, della festa, della sua passione. I libri dicono che è la martire per eccellenza nel guardare quanti tipi di martirio ha dovuto affrontare e subire e quanti ne ha vinti, tranne l'ultimo delle frecce. A indicare proprio che nella vita chi è allegato a Cristo supera ogni difficoltà, ogni problema ed è intensamente certo che Dio ci viene in aiuto. Ed ecco il messaggio, anche in questo momento di pandemia, di paura, anche ultimamente per la città di Campobasso, per alcuni problemi legati ad alcune realtà di parrocchie, di accoglienza di persone che vengono da lontano, di cuore aperto, anche ora possiamo dire, Signore, è vero. Io cito sempre un versetto del Salmo 117 che tanto mi piace. Io ve lo dico, poi lo ripeteremo insieme. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Capite? Il Salmo 117 è proprio così. Tante prove, tante difficoltà, tante angosce, il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Non ci ha consegnato alla morte. Ecco perché dobbiamo dire, nonostante tante prove, che Dio ci ha sempre aiutato, sostenuto, accompagnato, difeso, presi per mano. La mano di Dio quest'anno l'abbiamo sentita vera, attraverso tante prove affrontate che sembrano impossibili ma che poi adagio senti di poter superare. Diciamolo insieme, il Signore mi ha provato duramente ma non ci ha consegnato alla morte. Cioè la fiducia in Lui è diventata ancora più grande. E il terzo pensiero legato al Vangelo, molto immediato, che abbiamo commentato anche questa mattina in una preghiera particolare fatta con i diaconi della diocesi in un ritiro per loro. E io vi dico come mi piace commentare questa paraboletta così bella della perla preziosa. La traduco in termini commerciali di oggi, molto immediati. C'è un intenditore di diamanti che gira le bancarelle durante una festa e trova in una bancarella che espone diamanti grezzi un diamante preziosissimo. Lo guarda, lo esamina, lo studia per bene anche con gli attrezzi delle lenti che lo ingrandiscono e dice «Ah, questo vale veramente la pena». Tratta con il commerciante e dice «Quanto me lo vendi?» «È prezioso, te lo vendo a 50.000 euro». «Oh, sono tanti, 50.000 euro». Allora dice «Come faccio?» Ci pensa un po', va a casa e vede che mettendo insieme tutte le cose che ha riesce a mettere insieme 10.000 euro. Non bastano però. E a quel punto dice, ma io ho una casetta a Campomarino, me l'ha consegnata mio papà, e vale, è bello, non è grande,
però è bella e preziosa. Sai cosa faccio? La vendo, la vendo. Lui sa benissimo perché la vende, ma tanti amici suoi lo prendono in giro e gli dice: ma pensaci bene, come fai a vendere la casetta che ti ha regalato tuo papà? Lui non ascolta però i consigli. Loro guardano ciò che va venduto, lui guarda ciò che comperà. Ed ecco che mette insieme i 40.000 euro della vendita, i 10.000 che già ha, mette insieme la cifra di 50.000, va dal negoziante e compra il diamante grezzo. Poi va dal laboratorio, lo fa lavorare per bene e dopo alcuni mesi va a tornare e dice: guarda, è proprio bello, ora vale 500.000 euro, non 50.000. Allora lui torna a Campomarino e compra una casa di 300 e va dai suoi amici e dice: ora capite perché io ho venduto. Voi non capivate, ho venduto per comprare. Voi vedevate solo il vendere, io ho visto il comprare. Voi vedevate ciò che è perduto, io vedo ciò che è acquistato. Questo è il cristianesimo. Cristo è la perla. Se tu acquisti la perla e l'hai incontrata, per la perla vendi anche le cose che ti sembrano più care, come la casetta che ti ha lasciato il papà, perché tu scopri che quella perla vale di più. Ecco, il cristianesimo è tutto in questa paraboletta. Cristina ha vissuto così, ha capito che Cristo è la perla che vale più della sua stessa salute, della sua vita, del suo cuore, del suo affetto, di tutto. E così noi abbiamo. E capite da qui in avanti, se tu guardi la perla da comprare, da acquistare, pur vendendo, la tua vita sarà sempre piena di gioia, perché guardi avanti. Se invece sei sempre lì a dire: però che fregatura, e se poi l'affare non va, e tante cose, e vivi lamentoso. C'è il volto della gioia e il volto della tristezza. Il volto della gioia è chi guarda la perla da comprare. Il volto della tristezza è chi guarda la casetta da vendere. Ecco, noi siamo davanti a questa semplicissima parabola, a questa domanda: dove guardo? Dove sono i miei occhi? Quale sguardo ho sulle cose che ho? Chi è la perla della mia vita? Ecco la domanda. Chi è la perla della mia vita? Dio ci aiuti a vedere che Cristo è la perla per la quale è possibile vendere ogni cosa pur di acquistarla, sapendo però, capitemi bene, che se compri quella perla, tutti i valori che hai ti vengono restituiti, moltiplicati, perché tu comprerai una casa ancora più grande, l'hai venduta per comprare. Ecco, Dio ci aiuti ad avere un cuore lieto, che guarda lontano, che guarda l'essenziale, che guarda le cose belle della vita, non lamentoso, non lagnoso, non triste, nemmeno in questi momenti così particolari, sapendo sempre che Dio ci ha aiutato e che la gioia è diversa, ma anche in questo momento, anche davanti a questo meraviglioso scenario, la gioia è sempre intensamente vera, e grande, e bella, e autentica, per Cristo nostro Signore. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, ed è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Celebrando la solennità della nostra patrona, Santa Cristina, invochiamo il Signore. Attraverso la sua intercessione possa donare a noi, al nostro Paese, ai migranti partiti da questo Paese, le celesti benedizioni di pace, di serenità e di salute. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Signore, fa che ogni cristiano, sull'esempio della Vergine e martire Cristina, abbia un cuore grande, attento alla necessità del prossimo e sempre disponibile al perdono. Preghiamo. Signore, dona la pace a tutti gli uomini della terra. Estingui le guerre, metti pace nei cuori inquieti. Fa che ci sia dialogo tra le religioni alla ricerca dell'unico Dio Padre di tutti. Preghiamo. Signore, la pandemia continua a creare sofferenze e lutti in tutto il mondo. Liberaci da questa malattia. Illumina gli uomini di scienza per eliminarla. Fa che tutti ci rendiamo conto del nostro limite e creiamo rapporti di solidarietà e non di divisione. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per i poveri, i disoccupati, i malati, gli anziani. Fa che possano affrontare le sofferenze guardando al coraggio e alla testimonianza della Vergine e Martire Cristina. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per questa comunità, per i sepinesi sparsi nel mondo, per i devoti di Santa Cristina. Fa che la devozione alla Santa Patrona porti tutti ad avere un cammino di fede, seguendo l'esempio dei Santi. Preghiamo. O Padre, ti affidiamo questo momento di preghiera intensa. Ti affidiamo questa piazza, così limpida e insieme così coraggiosa. Ti affidiamo la bellezza di tutto il territorio, partendo da Altiglia, gioiello dell'archeologia molisana. Ti affidiamo poi, o Signore, i nostri cuori. Liberaci dalla paura, rendici sempre aperti, capaci di scegliere l'essenziale, ciò che va venduto e ciò che va acquistato, per poter reggere davanti alle sfide del nostro tempo. Te lo chiediamo, o Padre, per Cristo, nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. I doni che ti presentiamo, o Signore, nel glorioso ricordo della Santa Martire Cristina, ti siano graditi, così come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta generosa della sua vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto ed è bello, Padre, in questo scenario di luce, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, perché a imitazione del Cristo tuo Figlio, la Santa Martire Cristina ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre. Tu che riveli nei deboli la tua potenza e ai fragili doni la forza del martirio. Per Cristo Gesù, Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli e i santi del cielo, a te innalziamo il nostro canto e proclamiamo insieme l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, oh Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Cristina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora affidiamo a Dio che ci è Padre tutte le angosce, raccogliendo anche le paure, le torture, le grandi tribolazioni vissute da Cristina. In particolare gli chiediamo di starci vicino in questa pandemia, di darci il pane, il lavoro, la dignità, la speranza e la pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Ancor più preghiamo per la pace in questo momento delicato, per noi e per il mondo intero, tutti insieme. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con un inchino diamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per ricevere l'Eucaristia faremo ordinatamente in questo modo. Ci saranno tre sacerdoti che danno l'Eucaristia qui ai piedi della scalinata. Uno si mette al centro e altri due a destra e a sinistra. Voi formate tre file, una al centro e le altre due da questa parte e da quest'altra parte. Però state attenti a non essere troppo vicini, quindi di conservare le distanze. Grazie.
ascoltato questo bellissimo canto che raccoglie proprio la festa di Santa Cristina e la paraboletta della perla. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità, nelle prove, tu sarai con me. Io saprò che tu sei il mio re, la mia perla. Preghiamo. Signore, grazie di quello che ci hai donato in questa liturgia. Hai riempito di luce la figura di Cristina, nostra patrona, con la corona della verginità e del martirio. Per la comunione a questo sacro convito, donaci energie nuove, perché superiamo la forza del male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. La parola grazie già l'ha espressa il nostro Arcivescovo. Veramente il nostro grazie al Signore per questa esperienza che ci ha fatto vivere qui in piazza, celebrando l'Eucaristia e ascoltando la parola del Signore. Un grazie che sia riconoscente, che sia anche impegno per una vita cristiana più vera e più autentica. Ma il nostro grazie anche a tutte le persone che hanno reso possibile anche questo nostro incontro. Innanzitutto Padre Giancarlo, il nostro arcivescovo, lo ringraziamo per la parola così semplice ma così profonda che ci ha voluto donare e per l'Eucaristia che ci ha spezzato. Poi grazie ai sacerdoti che sono venuti e anche ai diaconi. Grazie al coro, sì, perché ci aiuta a pregare nella gioia, nel profondo del cuore, però anche nella gioia. Il canto esprime appunto questa gioia. Grazie ai ministranti, questi ragazzi numerosi che sono venuti, anche chi li ha coordinati. E grazie anche a tutti i collaboratori, un po' della parrocchia, per le varie attività che si sono svolte in chiesa, tanti volontari, tante situazioni. E quindi grazie anche al comitato, Comitato Festa Santa Cristina, che ha reso possibile anche questa diretta con Telemorise. E ancora salutiamo chi ci sta seguendo appunto da casa. Grazie al sindaco e agli amministratori che ci hanno dato la possibilità di celebrare questa messa in piazza. E anche voglio esprimere ringraziamento ai gestori un po' del bar che ci hanno collaborato con noi con questa celebrazione. Un saluto ancora, perché siamo appunto in diretta, non soltanto quelli che ci seguono da casa qui nel Molise, da Sepino, ma anche quelli che sono lontani appunto nelle Americhe. Due comunicazioni. La prima, domani è la nostra festa con gli emigrati. Quest'anno gli emigrati sono venuti niente, quasi nessuno, stanno a loro casa. Però con i mezzi di comunicazione possono seguirci. E allora domani alle 11 celebriamo ugualmente la messa con loro, perché in effetti ci possono seguire, anche se i fusi orari sono diversi, dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti e all'Argentina. Quindi domani la messa delle 11 sarà appunto insieme con i nostri emigrati, ma logicamente è bello se partecipate anche voi, così facciamo sentire la nostra presenza. Faremo una fotografia alla fine, il comitato ha pensato a questo, questa volta non con i volti presenti degli emigrati, ma con le strisce delle bandiere dei vari luoghi dove loro vivono. E quindi questa è una cosa particolare. Ultima comunicazione, voglio comunicarvi che il piccolo museo che stiamo organizzando per esporre un po' le cose nostre che riguardano Santa Cristina, la storia del passato di Santa Cristina, sta verso la realizzazione, quindi subito dopo cominceranno un po' i lavori per concludere appunto questo piccolo locale che stiamo allestendo. Però voglio esprimere subito il mio ringraziamento alla famiglia Gaetani di Hartford e anche all'Associazione Molisani in Adelaide, con il presidente Serafino Maglieri, che hanno dato un bel contributo, che ci danno appunto la speranza, la possibilità di realizzare questo. Ma logicamente ringrazio anche tanti altri qui a Sepino che hanno dato l'offerta e quelle che la daranno, perché questa realizzazione non è con opere pubbliche, con finanziamenti pubblici, ma soltanto con le offerte della gente. Poi due comunicazioni: dopo aver ricevuto la benedizione dall'Arcivescovo,
ci saranno due momenti qui davanti alla lapide dei caduti, riprendendo un po' quelle che gli altri anni abbiamo fatto con le due bande presenti in piazza, quest'anno non ci sono, però ugualmente vogliamo fare un omaggio ai nostri caduti per le guerre e pregare anche per la pace però. E l'altra cosa, verrà data la borsa di studio in nome di Vincenzo Tiberio, che l'amministrazione e il sindaco appunto darà dopo. Questo con le comunicazioni. Grazie a te, Don Antonio, per come guidi la comunità, per come accompagni i passi della tua gente, per come vivi da pastore fedele e attento in mezzo a loro. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora facciamo la preghiera della pace. Io mi sono prima interessato, pregando per la pace davanti a questa lapide che contiene tantissimi nomi, li ho contati. Sapete quanti sono scritti qui, quanti hanno giovani, hanno dato la vita, speriamo per la pace. Sono ben 132. Sono 80 della prima guerra mondiale, 52 della seconda. È veramente incredibile. Ma sapete perché vi dico questo? Perché oggi è avvenuto un gesto che ci ha tutti rammaricati a Istanbul, perché Erdogan ha proclamato moschea quella chiesa che è nata cristiana, che è rimasta cristiana per 9 secoli, è diventata moschea per 5, è diventata museo per un secolo intero. Renderla museo, da museo è stato l'intelligente statista che aveva fatto la Turchia nuova, al di là delle religioni. Aveva capito che la Santa Cristina non è né dei cattolici, né dei cristiani, né degli ortodossi, né dei musulmani, ma è di tutti, museo. Invece Erdogan ne ha fatto un segno solo per il mondo musulmano. Così facendo la pace la distruggiamo, creiamo i muri, io escludo te, tu escludi me e nascono i conflitti, nascono le guerre, le trincee. Ecco perché è un gesto, il Papa ha parlato con molta delicatezza, ha detto sono triste per questo gesto. Ecco perché anche noi allora in questa preghiera di Paolo VI, guardando questa lapide dove 132 nomi dei vostri paesani ci stanno ad ascoltare spiritualmente e in che si pregano per noi. Signore, Dio della pace, che hai creato gli uomini, oggetto della tua benevolenza, per essere i familiari della tua gloria, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, perché ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo. Hai fatto di lui la sorgente di ogni pace. Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo. Apri ancora di più i nostri cuori alle esigenze concrete dell'amore di tutti i fratelli, affinché possiamo essere sempre più costruttori di pace. Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena, soffrono e muoiono nella nuova nascita di un mondo fraterno, che tutti gli uomini di ogni lingua, di ogni razza, di ogni colore, di ogni religione, di ogni cultura
possano vivere un unico regno, il tuo regno, o Padre, di giustizia, di pace e di amore. Amen. Amen. Chiudiamo con un applauso alla pace. Vogliamo benedire questa lapide. Oggi ha un valore ancora più grande. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. E viva la pace! Thank you.
alla morte l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte l'Italia chiamò. Sì! Vogliamo consegnare la borsa di studio che già da un anno abbiamo intitolato a Vincenzo Tiberio. Quest'anno tocca a Valentina Salvatore e la motivazione è questa: per essersi distinta con il punteggio più alto negli esiti dello scrutinio finale della classe terza, scuola secondaria di primo grado di Sepino, nell'anno scolastico 2019-2020. La premiazione la farà l'assessore Ciaramella. Prego, un applauso a Valentina. A Valentina Salvatore, per essersi distinta con il punteggio più alto negli esiti dello scrutinio finale della classe terza, scuola secondaria di primo grado di Sepino nell'anno scolastico 2019-2020. La civica amministrazione assegna la presente borsa di studio con un sentito e affettuoso ad maiora nel proseguo degli studi. Auguri. Grazie a tutti. Buona serata. La festa di Santa Cristina da Piazza Nerazio Prisco, che ha ospitato una messa ben partecipata ma sempre ovviamente rispettando le norme anti-Covid, quindi il distanziamento sociale. Come abbiamo visto, momenti di intensa emozione ma anche un pensiero veramente forte e accurato verso i tanti sepinesi che sono all'estero, sono ovunque. In Australia, in America, in Canada, negli Stati Uniti, ma abbiamo visto in calce la nostra diretta Facebook messaggi che arrivavano dal Belgio, dall'Uruguay, da tutta Europa. Comunque si può fare anche in quest'epoca di post pandemia per quanto riguarda l'Italia, ma lo ricordiamo, appunto, è un'epoca difficile che e quindi pone delle limitazioni. Per questo in questa piazza, che normalmente avrebbe accolto due formazioni bandistiche, due complessi bandistici sicuramente molto grandi, molto importanti, attualmente appunto si è potuta svolgere soltanto la messa. Io ringrazio voi per averci seguito.